Dove vai? Mamma, te l'ho detto già 3 volte, giuro, te l'ho detto 3 volte che uscivo stasera. Non è vero. Pensavo che scherzassi. Senti, non vado. Vado dal signor Di Palma, te l'ho detto, ma tu non mi credi. Vai dal signor Di Palma. Il signor Fiorentini se ne va. Sai chi è Fiorentini, no? Lascia la ditta dopo molti anni. Allora, il signor Di Palma dà una specie di festa in suo onore, a casa sua, diciamo. Cioè, non è proprio una festa. Insomma, ci ha invitato tutti e mi tocca andarci. Ma non so... Senti, non farò tardi, ok? Non ho nessuna voglia di andarci. Preferirei molto di più rimanere qui con te. Davvero? Lo sai benissimo. Chi è che ha voglia di andare alle feste del signor Di Palma? Dovevamo giocare a carte. Beh, dobbiamo rinunciarci. Ah, Albert, devi cambiare la lampadina nella stanza della nonna. Ti ho detto che non ci vado lì, non c'è nemmeno la luce, rischio di sporcarmi tutto. Te l'avevo chiesto ieri di cambiare la luce, te l'avevo chiesto proprio ieri. Ok, d'accordo, ma adesso non posso. Se ci fosse la luce in cantina, le lampadine le troveresti subito, ma vuoi che ci vada io in cantina? Sì, ma non capisco perché dobbiamo tenere le lampadine in cantina. Se ti sentisse tuo padre alzare la voce così, si rivolterebbe dalla tomba. Io sono te, Albert. Mettetelo in testa, ricordatelo. Io non ho nessun altro al mondo, te lo metti in testa. Senti, scusami se ho alzato la voce, ma adesso devo andare. Albert! Che cosa c'è? Devo chiederti una cosa. Cosa? Ti comporti bene? Bene? Non è che ti comporti male? Ma cosa dici? Non è che vai in giro con delle donne? Cioè, tu stasera vai a spassartela con delle donne? Senti, non dire sciocchezze. Rispondi a tua madre, Albert. Non frequento nessuna donna. Giura. Giura? Che devo giurare? Che non creerai dei dispiaceri a tuo padre. A mio padre? E come faccio a dare un dispiacere a mio padre? Non fai che dire che do dispiacere a gente che è morta e sepolta. Tu mi fai del male, tu non ti rendi conto, di quanto male mi fa sentire parlare così di tuo padre. Ma sei morto. È vivo qui, in questa casa.